Buongiorno a tutti quanti e benvenuti. Oggi è il 22 novembre 2016, sono Paolo Peisino, per chi non mi dovesse conoscere, e sono il fondatore del sito iltradingpertutti.com, dove potete trovare diversa formazione completamente gratuita per imparare questa fantastica ma complessa attività. Come sempre partiamo dal disclaimer, gli investimenti con scambio a margine comportano notevoli rischi economici. E chiunque li svolga lo fa sotto la propria ed esclusiva responsabilità. Pertanto, l'autore della presente videoanalisi non si assume nessuna responsabilità circa eventuali danni diretti e indiretti relativamente a decisioni di investimento prese dallo spettatore. Come sempre, partiamo dal calendario macroeconomico. Oggi è la giornata di martedì, abbiamo sostanzialmente due notizie importanti, vado soltanto a togliere il filtro. Ok, che avevo lasciato. Allora, per quanto riguarda la giornata di oggi, ho fatto un casino, chiedo scusa. Via questo e dentro questi due qui. La giornata di oggi, vabbè, abbiamo avuto questa notte il discorso del governatore e dell'assistente del governatore della Banca Centrale Australiana. Per la mattinata abbiamo a mezzogiorno la tendenza degli ordini industriali, poi per il canadese nel pomeriggio vendite generali al dettaglio, sia per il mese di settembre che le vendite al dettaglio, sempre per il mese di settembre, e poi negli Stati Uniti le vendite di abitazioni esistenti. Quindi una giornata tutto sommato tranquilla dal punto di vista degli eventi macroeconomici, vi chiedo scusa. Andiamo a vedere l'aggiornamento per quanto riguarda l'operatività, siamo al 67,82%, ieri abbiamo chiuso un break-even, dico purtroppo perché 6 giorni per raggiungere 150 pip di profitto su GBP USD e poi in 2 ore ne ha fatti 200 praticamente a salire, ci ha colpito il break-even, non ero neanche a casa, ero a pranzo. Quindi sono arrivato poi a casa da pranzo con una bella sorpresa che mi ha visto vanificare completamente 6 giorni di trade. Questo è il mercato di oggi, un mercato a mio avviso davvero brutto, difficile da poter lavorare. Comunque non ho perso sostanzialmente. Ovvio abbiamo chiuso a pari un qualcosa che poteva avere un ottimo profitto per come stava andando. Partiamo comunque immediatamente con l'analisi, che poi è il motivo per cui tutti quanti siamo qui. Allora, partiamo da euro-dollaro. Euro-dollaro, beh, ieri c'è stato un forte deprezzamento da parte del dollaro che è iniziato nel primo pomeriggio sostanzialmente. Abbiamo avuto l'accelerazione alle 4 del pomeriggio, vedete dove cioè, grande accelerazione, si parla poi di 60-70 pips per carità. Quindi vedete che sono sostanzialmente rimasti completamente invariati tutti i livelli che abbiamo praticamente dato ieri, perché il prezzo si è mosso in questa fase di lateralità. Anzi, possiamo anche andare ad abbassare a questo punto un attimino il livello di resistenza e andare a creare quindi un canale di lateralità che tanto per cambiare si è venuto a formare leggermente più stretto rispetto a quello di ieri. Direi che posizioni a rialzo si potranno andare a cercare con la rottura di 1,06,48, quindi leggermente più basso rispetto al livello di ieri, ponendo comunque massima attenzione, mi raccomando, alla resistenza che vediamo qua, che comunque rimane una resistenza sicuramente importante. Al prezzo di 1,06,65, quindi in realtà si potrebbe essere anche un po' più conservativi e aspettare la rottura di 1,06,65, lì dipende un po' dall'aggressività che avete, 1,06,65, dall'aggressività che avete dal punto di vista operativo. Posizione a ribasso assolutamente non le andrei nel modo più assoluto a cercare se non dopo una rottura di 1,05,66. Prezzo laterale, tanto tanto laterale. USD CAD, vedete ieri il dollaro che è scivolone che ha avuto per tutta la giornata. Quindi USD CAD, i livelli sono pressoché già tracciati. Ci sono diverse ombre che rompono le scatole. Chiudiamo sto affare.
tante ombre veramente che rompono le scatole, quindi un livello per il ribasso non è facile da andare a selezionare. Con tutta la cautela del caso, comunque potrebbe essere un livello interessante, 1,33,98, mi raccomando, però aspettiamo, una volta rotto il livello, bisogna aspettare in questo caso in maniera tassativa il retest da parte del mercato, perché il rischio di prendere il falso breakout come è successo ieri due volte, davvero dietro l'angolo. Purtroppo ci sono tante ombre. Quando ci sono tante ombre diventa difficile andare anche solo a prendere i break di mercato, perché in realtà è come se il livello sostanzialmente fosse spesso così. Tanto per farvi un'idea, è come avere un livello praticamente spesso in questa maniera, gigantesco. Questo porta a che cosa? A fare fatica nel trovare livelli per entrare al mercato, perché vedete che, cioè, è come avere davvero 50 pip di livello orizzontale. Qua in mezzo è pieno di supporti e resistenze a seconda se il prezzo arrivi dal basso o dall'alto, quindi diventa praticamente impossibile riuscire ad entrare al mercato senza trovarsi un ostacolo dopo 3 pip di movimento. Per quanto riguarda le posizioni a rialzo, idem, nel senso che la condizione di grandi ombre, quindi grande, vedete che roba incredibile, di grande probabilità di trovarsi il prezzo che non viaggia è alta, quindi il prezzo comunque da attenzionare potrebbe essere 1,34,22, però anche in questo caso massima attenzione. Se ci sono poi dei trade migliori di questo da poter prendere, saranno quelli da prendere in considerazione, lasciando stare USD CAD. USD Yen, siamo short su USD Yen, ci sta tradendo. È partito questa notte lo yen in vendita a tutto andare, poi c'è stato questa mattina verso le 9 meno un quarto un timido tentativo di acquisto di yen, di vendita di dollari, quindi continuare sulla falsa riga di ieri. In realtà lo vediamo che su H1 il prezzo è bloccato in questa lateralità. Posizioni a ribasso le andrai a valutare su USD Yen con la rottura, però anche qua stesso discorso, questi falsi breakout sono un po' una rottura di scatole. Però le ombre non sono lunghissime, quindi sostanzialmente uno short sotto 110 e 43 lo si potrebbe anche andare a cercare. Ovviamente opposizione a rialzo non si andranno a prendere se non con il superamento dei massimi di ieri al prezzo di 111,42. Quindi tanto per darvi l'indicazione, un long con, mi è rimasto il pennellone gigantesco. Un long con la rottura di 111,42, invece lo short con la rottura di 110,45. Qualora non l'abbiate fatto, ok, vedo che già i pollicioni al rialzo ci sono, grazie mille ragazzi. GBP USD, eccolo qua lo scherzetto che ha fatto ieri, cioè posso dire la vergogna delle vergogne come sempre, perché 190 pip in 2 ore è stato veramente una cosa da vergogna. Noi eravamo entrati short 6 giorni fa al prezzo di 1,24,40. Ieri avevamo un guadagno discreto di 147, mancavano 25 pipa 1-1 e purtroppo non ci siamo arrivati. Mi aspetto che oggi sinceramente si ritorni sui prezzi di ieri, anche perché ho visto poi che c'è stato il discorso della May, sui calendari non era riportato. Che averlo saputo in quel caso lì si poteva uscire dall'operazione, invece purtroppo non l'ho letto su nessun calendario che ha tenuto un discorso, questo ha portato la sterlina ad apprezzarsi. Comunque torniamo noi, Marco, il trade lì non esiste più, meno male che lo stop loss comunque era stato portato a pareggio, così non è diventato un trade perdente, ma è stato un trade chiuso a zero. Posizione al ribasso per quanto riguarda GBP USD con la rottura di 1,24,58, con tanta possibilità di movimento, perché vedete che c'è campo completamente libero sostanzialmente per 50 pip. E invece posizione a rialzo con la rottura naturalmente dei massimi di ieri, quindi 1,25 è un bel livello per cercare posizioni a rialzo, ovviamente facendo attenzione a tutto quello che c'è da attenzionare, quindi rottura, retest, presa di posizione. Idem per lo short, rottura retest e presa di posizione invece al ribasso. Intanto saluto tutti quanti che mi avete già salutato. Vi chiedo scusa per il leggero ritardo, ma non riuscivo a inserire il link sul blog, non andava, non me lo prendeva. Allora, GBP cade, diamo una pulita perché inizia a non capirsi assolutamente più niente.
avevo il microfono sotto il mento, non so se riuscivate a sentirmi. Allora, per quanto riguarda GBP CAD, andiamo a vedere se riusciamo a trovare dei livelli interessanti. Sicuramente uno qui che è appena stato rotto, il prossimo ce l'avremo qui. Andiamo a mettere uno sopra e via. Trendline. Questa è un po' lunga. Funziona? Mica tanto. Così mi piace di più. La possiamo considerare in questa maniera. Allora, per quanto riguarda GBP CAD, direi che posizioni a ribasso le possiamo andare a cercare con la tenuta del livello di 1,6725 dove siamo. Dovessimo avere un piccolo retest, lo potremmo andare a prendere lo short, se no diventerebbe troppo tardi. Quindi io, anzi, manteniamoci in questa maniera, posizione a rialzo, qualora il prezzo tornasse indietro e andasse a rompere di nuovo 1,6726. Quindi sostanzialmente ci sono problemi col sito. Adesso dovrebbe essere andato a posto. Liliana comunque dovrebbe essere andato a posto perché poi ho insistito fino a quando si è sistemato. E invece posizioni al ribasso con la tenuta dello stesso livello su cui ci troviamo adesso. Diciamo che qui abbiamo perso un po' il treno. 1,6726 e posizione a rialzo, un altro bel livello per un rialzo potrebbe essere la rottura di 1,6778, però molto probabilmente sarà un livello che non vedremo 1,6778 nella giornata di oggi, così come l'altro short sarà un po' improbabile da vedere con la rottura di 1,6664 euro yen. Fase di lateralità anche euro yen, possiamo andare forse a questo livello qui. È inutile. Direi che è iper inutile. Come caspita ci è arrivato lì? Diamo una pulita, va, che qua non si capisce più niente. C'è qualcosa che non mi torna. Quei livelli lì per euro yen. Allora, al di là che su H1 è inguardabile, ok? Sta schifezza, scusatemi il termine. È davvero inguardabile. Un livello di sub. Ah, l'avevo preso questo. Ecco perché c'era. Un altro livello è sicuramente questo qui. Infatti, un altro sarà questo qui. È troppo osceno. Osceno, osceno. Quindi bisogna stare in attesa per euro yen. Direi posizioni al ribasso con la rottura di 117,46, quindi sostanzialmente questo supporto qui. E posizione a rialzo con la rottura di 117,98 o 118. Potrebbero essere livelli interessanti per cercare operatività su euro yen, assolutamente non prima. Vi ricordo che domani e il Giappone è in festa tutto il giorno, quindi a mio avviso ci sarà tanto tanto movimento sullo yen, da vedere se ci sarà in questo caso il modo di approfittarsi da parte dei mercati per acquistare yen a tutto spiano. Quindi mi aspetto che la giornata di oggi sullo yen sarà tutto sommato, poi spero di sbagliarmi, visto che siamo short su USD yen, però mi aspetto una sorta di calma per quanto riguarda la valuta dello yen, perché ci sarà un po' di guerra, credo, tra la banca centrale e gli altri operatori. Poi magari è solo una supposizione da fantasia sfrenata e basta, eh. Però staremo a vedere domani se sarà così oppure no, quindi approfittare per acquistare yen domani. GBP yen, beh, posizione a ribasso con la rottura di 138,20, però credo che lo notiate già voi. Qual è il problema? Il problema sono tutti questi, praticamente questi 38 pip, dove in 38 pip abbiamo 1, 2, 3 livelli, qualcosa veramente di osceno, però una rottura potrebbe portare i prezzi a rivedere quantomeno i livelli del 18 di novembre a quota 137,56, comunque massima attenzione. Invece per opposizione al rialzo 138,93 sarà un bel livello per andare a cercare delle posizioni rialziste, anche perché in questo caso scusatemi la doppia ripetizione. In caso di rottura di 138,93 avremo a disposizione la bellezza di 305 pip sull'H1 per
poter andare a prendere le nostre operazioni. Potremmo sì in realtà andare a inserire un livello eventualmente qua che potrebbe disturbare un po' al prezzo di 140, che ci vedrebbe comunque la possibilità di avere a disposizione 108 pip, che non sarebbe male come movimento, quindi vado a inserire per il long 138 e 93. Provate che in questo momento c'è ancora acquisto di yen, decisamente c'è acquisto di yen. Anzi, ben venga acquisto di yen sulla sterlina, non c'è purtroppo su il dollaro. GBP USD sta venendo giù. Scusatemi, curiosità, eh sì, sta scendendo. Euro GBP, visto che la sterlina si sta vendendo questa mattina, è al rialzo, però qui ovviamente bisogna stare in campanissima. Quindi direi posizioni, che brutto che anche Euro GBP, posizioni rialziste. Con la rottura io aspetterei di 0,85 e 40. Era proprio evidente che quella di ieri è stata soltanto una fiammata da news e basta sulla sterlina. E posizione ribassista con la rottura di 0,84 e 80 invece. Il terremoto, ma ho letto danni zero, assoluto. Ho detto che danni non ce ne sono stati, morti non ce ne sono stati, quindi almeno quello che ho letto stamattina è quello. Questo è un intervento da parte delle banche, secondo me, cosa che ha dichiarato tra l'altro Kuroda più e più volte, che sarebbero comunque intervenuti sempre loro per evitare un continuo apprezzamento della loro moneta. Poi sicuramente il fatto comunque del terremoto influenzerà, ma non è stato un terremoto disastroso, a quanto pare. Tu hai qualche notizia, Natalia, di proprio terremoto disastroso con danni ingenti, ma anche maremoto, c'è stato lo tsunami? Quello non l'ho letto, c'è stato anche quello? No? Ah, ok. Per quanto riguarda New Zealand USD, dovesse tenere. Ah, c'è stato anche lo tsunami? A cavolo. Allora dopo vado a leggere. Le notizie che ho letto io invece davano di una scossa, ma niente di che. Ah, caspita. Non sapevo questo. Allora sicuramente influenzerà. Ah, caspiterina. Vedete, allora le notizie che ho letto io era probabilmente prima dello tsunami e quindi non era ancora riportata. Ah, cavolo, dopo vado a leggere. No, poverini, di nuovo. Ah, onde di 90 centimetri. Dopo vado a leggere, grazie dell'informazione, così dopo me la guardo. Allora, New Zealand USD, tornando a noi, se il prezzo di 0,7066 dovesse tenere, potremmo andare a cercare posizione al rialzo. In questo momento sembra 0,70, sembra però voler bucare questa resistenza, quindi potrebbe andare a ricercare la continuazione rialzista del neozelandese, che comunque potremmo andare a selezionare non prima della rottura della resistenza di 0,70 e 85. Quanti terremoti ci sono in questi giorni? Una cosa incredibile, veramente pazzesca, povera gente. AUD USD. AUD/USD ha un livello ogni 10 pip, imbarazzante. Default. Mettiamoci così, va, proviamo a dare una pulita e vedere se riusciamo a crearci un po' di spazio per poter lavorare. Niente, sono uguali a prima, proprio non c'è possibilità. Allora, sono 4 ore, abbiamo qualcosa di utile qui. Allora, per AUD/USD niente, qui si rimane, cioè si perdono dei treni pazzeschi per tutto questo. Beh, qui facciamo così, tanto il prezzo non ha cambiato. Quindi direi posizione al rialzo per quanto riguarda AUD/USD, che comunque manco se mi pagano oro faccio, e con la rottura di 0,74.
e posizioni invece al ribasso con la rottura di 0,7367, però non c'è spazio per lavorare, quindi massima attenzione. Uno short più intelligente potrebbe essere la rottura di 0,7344. Metto prima quello sul foglio Excel e poi vado invece a inserire quello che mi piace di meno, che è 0,7367. Vedete che sta per bucare, AUD USD 0,74. New Zealand CAD, posizione a ribasso con la rottura di 0,9463. Mi raccomando, attenzione a quello che si vede qualche candela prima, 0,9463, ossia questo falso breakout, tic, questo qua. Quindi aspettiamoci una rottura. Evidentemente stiamo un attimino in campana per eventualmente aspettare, anzi facciamo così, aspettiamo la rottura di 0,9455, così si è più tranquilli, 0,9455, di essere dalla parte della ragione in caso di rottura. Invece operazioni long, beh, con il retest del livello dove siamo adesso, dovesse confermare il prezzo questo genere di movimento, allora potremmo utilizzare 0,9463 appunto per cercare posizioni al rialzo. In realtà degli short si potrebbero poi andare a valutare anche con la tenuta di 0,9511, perché ci potremmo aspettare anche una lateralità da parte di New Zealand CAD. Quindi vado a segnare anche sul foglio Excel 0,9511. Mi sentite pronunciare foglio Excel perché è quello che mando agli iscritti con tutti i livelli che vado a individuare con la diretta del mattino, a cui attribuisco anche un valore, diciamo, più o meno seconda se il trade è i livelli sono, diciamo, più tranquilli o meno tranquilli dal punto di vista rischio rendimento. Euro New Zealand 1,50 è un bel livello per andare a cercare posizioni a ribasso, e invece posizioni a rialzo ovviamente la rottura di 1,50 e 43. È inutile lavorare questa mini lateralità ovviamente, perché non ha logica lavorare qui dentro, però invece questi due livelli 1,50 praticamente un numero tondo, se andiamo a vedere, e 1,50 e 1,5042 ci danno poi la possibilità di avere spazio per poter lavorare abbastanza tranquillamente. Qui me li metto gli armini perché non mi dispiacciono questi due. USDCHF, in questo caso guardate che movimento che ha avuto questa notte il USD sul CHF, veramente un movimento importante. Per quanto riguarda l'intraday, proviamo a dare una pulita, a vedere se riusciamo a selezionare qualche livello in meno. Direi niente da fare, prima di praticamente questo supporto non si potrà fare niente, qui allora avremo anche spazio per poterci muovere, tutto sommato. Quindi direi posizione a ribasso per quanto riguarda gli USDCHF solo con la rottura di 1,0058, quindi parecchio lontano rispetto a dove ci troviamo adesso. Invece posizione a rialzo le potremmo andare a valutare con la rottura, qui c'è spazio e volontà. E su 4 ore come siamo messi? Che peccato. Posizione a rialzo, beh no, con la rottura di 1,0120 avremo sicuramente un bel po' di spazio per muoverci per quanto riguarda USDCHF. Quindi la posizione a rialzo non mi dispiace dal punto di vista operativo. Questa è una trendline finta, nel senso che ha solo 2 punti, quindi ha valore pari a 0, però dovesse rompere il livello orizzontale invece non sarebbe affatto male la ricerca di posizioni al rialzo. Assolutamente. USDCHF, lo short ho scritto 1,0058, che è questo livello qua, che però dopo 34 pip in realtà ha immediatamente un altro ostacolo, quindi non sarà facile da prendere posizioni. Bello però questo 1,0096 dove ci troviamo adesso in realtà. Quindi questo 1,0096
probabilmente io mi perdo il treno per la diretta, ma questo è un bello short da poter fare, da poter effettuare fino a più o meno 1,00 e 58. Guardate come sta rompendo bene, a chiusura candela lo si potrebbe anche andare a prendere. Audi CAD, per quanto riguarda l'australiano su il canadese. Posizione a rialzo si potrebbero, a mio avviso, andare a cercare con la rottura di 0,99 e 23, e invece posizione a ribasso con la rottura di 0,98 e 88. Non è male quello che vediamo qua, il trend è sicuramente in una fase ribassista. Siamo in realtà entrati, attenzione, in una fase di lateralità, tanto per cambiare, giusto per non perdere l'abitudine, ok? Quindi potremmo anche andare a lavorare la lateralità. In che maniera? La lateralità la lavoreremmo con la ricerca di posizione a rialzo, con la tenuta del livello di 0,98 e 58. Lo vado ad inserire qui. E posizione a ribasso invece con la tenuta del livello di 0,99 e 23. Praticamente lo stesso che utilizzeremmo per cercare posizione a rialzo in caso del suo break. Andiamo a vedere il messicano è in una fase un attimino di calma, mi piace l'idea di vedere il messicano rompere 20-31, giusto per, voglio vedere una cosa, se è una mia fantasia o se c'è davvero questa configurazione qui. Siamo andati oltre. Direi che così se lo sposa abbastanza bene, quindi si potrebbe anche sì presupporre una rottura di 20 e 31, assolutamente, per il messicano 20.3103, e andare quindi a rivedere praticamente i minimi del 17 di novembre a livello di prezzi di 20 12 e 69. In realtà posizioni long si potrebbero andare anche a prendere assolutamente con la rottura di 20 51 e 75. E 75. Però vedete che dal punto di vista ciclico comunque siamo in chiusura, quindi mi piace un po' di più la possibilità di andare a prendere posizioni a ribasso, comunque long sopra 20 51 e 75. Andiamo a vedere il gold. Gold posizione al rialzo, le potremmo andare a prendere, a selezionare con la rottura di 1221 e 04. E posizione al ribasso, beh, fare attenzione perché ci sono un po' di livelli che rompono le scatole qua per quanto riguarda il gold, quindi delle posizioni short è difficile andarle a prendere. Tanta lateralità c'è stata da parte del mercato. Mamma mia, che brutto che è. Come si fa a lavorarlo su H1? Posizione a ribasso su H1, sinceramente non le vedo, nel senso che siamo messi male con livelli, a meno che non si scenda di time frame, quindi su time frame inferiori per cercare un rischio rendimento che abbia logica. Beh, in realtà qui un po' di spazio ce l'abbiamo, quindi con uno stop molto stretto, con il rischio chiaramente che dà uno stop loss stretto, 1211.58 potrebbe essere un livello non male per cercare posizioni al rialzo. Andiamo a vedere il crude oil, quindi il petrolio. Dopo la fiammata di ieri, in questo momento il petrolio è in lieve flessione, lo si vede che sul daily ha tenuto perfettamente il livello di resistenza. Tra l'altro forte, molto forte, di 48,99, quindi 49 su H1. Andiamo a vedere che cosa ci dice il buon petrolio. Ci dice che dobbiamo andare a cercare posizione a ribasso con la rottura di 48,16 e posizione a rialzo o la tenuta di 48,16 stesso su cui ci troviamo adesso, praticamente quindi rimbalzo su questo livello, oppure prendere posizione a rialzo con la rottura di 48,99, quindi 49, che ci potrebbe vedere tranquillamente andare a rivedere i livelli di prezzo di 49,57, quindi 48,99 potrebbe essere un buon livello per cercare posizioni longhe. Però mi piace più l'idea di una bella rottura qui e
di una ricerca di posizioni al ribasso per quanto riguarda il petrolio. Anche se dal punto di vista ciclico mi sa che siamo al rialzo. Per quanto riguarda invece il Brent, credo che sia gemellino, infatti siamo sicuramente sulle l'essere gemelli con il VTI, quindi con il greggio. Poi diamo un'occhiata veloce al silver, ok? Sì, è un po' un casino il gold, perché c'è indecisione sui mercati. Vediamo se si sbloccherà Stefano con i tassi di interesse americani che a mio avviso a dicembre nel modo più assoluto non verranno aumentati. E per quanto riguarda il Brent, io aspetterei per essere più sicuri un retest di 49,25. E di nulla Alessandro, grazie di cosa? Dicevo, aspetterai 49,25 come retest per cercare posizione al ribasso. Posizione al rialzo, ovviamente, con la stessa rottura di 49,25, però per essere più tranquilli mi andrei a posizionare qui. Del silver, di nulla. E quindi 49,60 mi piace come livello per cercare posizioni al rialzo. Ulteriori posizioni ribassiste, però la vedo un po' improbabile oggi, con la rottura di 48,43, livello parecchio, parecchio lontano dal prezzo rispetto a dove ci troviamo adesso. Andiamo a vedere l'indice di casa nostra. Ieri la chiusura è stata alquanto positiva. Guardate oggi, oggi a palla veramente l'indice di casa nostra. Bah, cioè, vabbè, lasciamo stare. Ieri è morto tutto il giorno, poi è chiuso leggermente con un valore positivo. Allora, per quanto riguarda il MIB, per quanto riguarda il MIB è un gran casino, nel senso che è davvero difficile da capire. Potrebbe essere una situazione del genere, quindi se siamo corretti dal punto di vista, non riesco neanche a capire se è giusto o no. Mi sa proprio di no. Ma così potrebbe anche essere abbastanza centrato. Quindi siamo ancora in una fase. Oddio. Non si riesce a capire molto bene, però. Allora, come livelli, io andrei alla ricerca di posizione al ribasso con la tenuta di 16.591. Non mi voglio fare condizionare dal fatto che non vedo assolutamente long il nostro indice. 16.591, posizione a ribasso, e sarà poi invece il livello di 16.706 a darci indicazioni rialziste. Mi raccomando, piuttosto si perde il treno, ok? Si perde il treno nel modo più assoluto. Eh sì, è vero, anche il referendum, hai ragione Natalia, io non ci penso mai al referendum. Anche la rottura di 16.706. Con il retest, piuttosto perdiamo il treno, ma non prendiamo dei long in caso di rottura di 16.706 così alla banzai, come piace dire a me, perché il pericolo è enorme. Invece posizioni short le prenderei direttamente alla rottura in caso di violazione del supporto di 16.282. Porca miseria, sono in ritardo mostruoso e devo andare anche dal dentista. Andiamo a vedere il DAX. Per quanto riguarda il DAX, gran pasticcio dove ci troviamo, però posizione al ribasso, ha già fatto finto breakout in malefico. Allora, posizione al ribasso con la rottura nuovamente di 10.744,7. E invece posizione al rialzo con la rottura di 10.779, lo vedete qua, 10.779,5. L'S&P eh sì, ma guarda, io ho risolto il problema alla radice con il BIB, non lo trado mai, 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 mai. L'ho messo nell'analisi perché mi è stato chiesto tante volte, allora l'ho inserito nell'analisi, ma io sinceramente il nostro indice non lo faccio. Bene, allora per l'S&P nuovo massimo storico,
raggiunto nella giornata già di praticamente di oggi, perché i massimi storici ieri c'è stato lo sforamento e oggi ci risiamo di nuovo, quindi non ho un livello long da poter dare nel modo più assoluto in questo caso, quindi dice, direi l'S&P di lasciare perdere perché non ho neanche un livello, di conseguenza al ribasso vicino. Il primo livello per un ribasso è 2190 e 78. Nel momento in cui ci sarà la rottura di livelli importanti di questo indice, me lo tengo credo per 2 anni short, perché questa è una bolla di quelle. Ciao Stefano, buona giornata. È una bolla di quelle allucinanti. Purtroppo non abbiamo livelli long da poter prendere. Velocemente il silver, così poi tutti noi torniamo al nostro lavoro. Io in realtà devo andare a farmi massacrare un po' il silver. Silver, 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 silver. Eccolo qua. Su H1, beh, siamo sugli stessi identici livelli di ieri, non è cambiato niente. Sostanzialmente andrei a cercare posizioni al rialzo con la rottura di 16.844 e posizione a ribasso aspetterei assolutamente la rottura di 16.642. Sono gli stessi livelli praticamente della giornata di ieri. Ok? Ragazzi, vi saluto, vi do appuntamento domani mattina alle 9 come al solito. Mi raccomando, i pollicioni alti su YouTube, grazie, vi vedo. E anche condividete se vi va sui social. Mi raccomando, attenzione massima perché i mercati in questo periodo sono a dir poco balordi. Ciao a tutti quanti e a domani mattina e buona giornata. Ciao ciao!